Allora, oggi vi leggeremo un testo futurista di Filippo Marinetti, che noi lo stimiamo molto, e adesso lo leggiamo. Noi vogliamo cantare l'amor del pericolo, l'abitudine all'energia e alla temerità. Il coraggio, l'audacia e la ribellione saranno elementi essenziali della nostra poesia. La letteratura esaltò fino ad oggi l'immobilità pensosa, l'estasi del sonno. Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo di pugno, in pratica la violenza. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova, la bellezza della velocità. Un'automobile a corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dell'alito esplosivo, un'automobile ruggente che sembra correre sulla mitraglia, più bello della vittoria di Samotracia, famosissima. Stimiamo molto Samotracia. Noi vogliamo inneggiare all'uomo che tiene il volante, la cui asta ideale attraversa la Terra, lanciata a corsa, essa pure sul circuito della sua orbita. Bisogna che il poeta si prodighi con ardore, sfarzo e munificenza per aumentare l'entusiastico fervore degli elementi primordiali. Non vi è più bellezza se non è nella lotta. Nessun'opera che non abbia un cantante aggressivo può essere un capolavoro. La poesia deve essere concepita come un violento assalto contro le forze ignote, per ridurla a prostrarsi davanti all'uomo. Quindi la violenza deve essere nostra schiava. Noi siamo sul promontorio estremo dei secoli, perché dovremmo guardarci alle spalle. Se vogliamo sfondare le misteriose porte dell'impossibile, il tempo e lo spazio morirono ieri. Noi viviamo già nell'assoluto, perché abbiamo già creata l'eterna velocità onnipresente. Ma quanto è lunga sta? L'Italia che noi non c'ha. Cos'è? Non Vabbè. leggiamo distruggere i musei. Non vogliamo glorificare la guerra, solo la leggenda del mondo. Ok. Come essere futuristi? Inneggiare la guerra. Allora, ragazzi, siamo futuristi. La guerra porta bene. Viva la distruzione, la morte. Guarda, tutta guerra là. Una guerra del vaccino, anche qui dovrebbero scoppiare più guerre per ribellione contro il 5G, perché a noi non piace, ok? Signori, ma come cavolo si veste? Si vesta giusta un attimo, sembra una prostituta. Bene, come diceva il futurista, abbiamo appena distrutto la biblioteca di Casal Maggiore. Perché sì, ci piace. Dopo anche la distruzione del Museo di Occhi. Ragazzi, adesso non faremo più video perché quelli erano il passato. Noi siamo futuristi, ci piace il futuro. Andremo avanti, faremo video sul futurismo. Il tipo ci guarda male, non è futurista, mi spiace. Sono futuristi in questa. Se non siete futuristi, ci seguite, morite. No, mi dissocio. Ovviamente faremo ancora video perché noi siamo futuristi, ma molto più intelligenti di quelli del 1912. D'ora in poi i video li facciamo aggressivi, ok? Ok, i futuristi sono aggressivi, saranno tutti aggressivi, tutti fatti male, perché sì, siamo aggressivi, ok? Non così aggressivi. Se non ci seguite, veniamo a casa, facciamo come abbiamo fatto con la biblioteca, ok? Avete capito? Avete capito? Poi, io, ecco, loro sono andati, aspetta, quelli che fanno le corse in macchina. Sì, andiamo, sono in macchina, adesso. Dove parliamo, Steve? Perché i futuristi sono meglio, cioè, se partito, se ne è passato, io sono nel futuro. Coraggio, l'audacia e la ribellione, non vogliamo cantare l'amore del pericolo. Ok, ragazzi, ora ci butteremo giù da un burrone perché cantiamo l'amore del pericolo, ok? L'audacia e la ribellione saranno elementi essenziali della poesia. Bene, adesso andremo a farla. Ah, lì non era futurista, ci ho parlato male, però lì è una macchina nuova, quindi è un futurista. Ok, adesso facciamo la ribellione, andiamo in comune, piazza Roma, tutto quello che volete, facciamo la ribellione con i bazooka.